In questo momento cominciamo solennemente il processo della ricognizione canonica delle virtù del padre Arupe. È un momento che apre formalmente la fase diocesana, l'inchiesta diocesana, e che avrà un suo compimento alla fine, dopo aver ascoltato tutti i testi, raccolto tutte le testimonianze. È un momento che viene celebrato con particolare solennità, perché è il primo solenne indizio della fama di santità che costituisce la condizione sine qua non per l'apertura di un processo. Possiamo cominciare con un canto. In questo modo entriamo nel clima di una celebrazione che ha carattere puramente giuridico, non è una liturgia se non quella del diritto canonico. Prego, padre. Cantiamo tre volte il canto Vieni Spirito Creatore di Teseo. Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, vieni Spirito Creatore, vieni. Sessione prima. In nome di Dio. Amen. Nell'anno 2019, sesto del pontificato di Papa Francesco, il giorno 5 febbraio alle ore 16, presso l'aula costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense, dinanzi a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo De Donatis, del titolo di San Marco, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Presenti il Reverendissimo Monsignore Suavomir Oder, Delegato Episcopale, il Reverendissimo Monsignore Giuseppe D'Alonso, Promotore di Giustizia, il Dottor Marcello Terramani, Notaio Attuario, e il signor Francesco Allegrini, notaio aggiunto, tutti nominati con decreto dell'eminentissimo cardinale vicario. Si presenta il reverendo padre Pasquale Feboiada, il quale esibisce sia il mandato di procura sia il supplice libello e rivolge rispettosa istanza affinché si dia legittimamente inizio all'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, la fama di santità e di segni del servo di Dio Pedro Arupe Gondra, superiore generale della Compagnia di Gesù.
richiedendo che sia disposto tutto quanto è necessario ed opportuno a tale scopo. L'eminentissimo cardinale vicario prende visione del mandato di procura e del supplice libello, che poi trasmette al promotore di giustizia, affinché manifesti se ha giusti motivi per opporsi, ma non avendo lo stesso espresso alcuna ragione contraria, il signor cardinale vicario dichiara legittimi ed autentici i predetti documenti. Incarica me notaio di registrarli in calce alla presente sessione e conferma tutti gli ufficiali da lui eletti con decreto, che accettano l'incarico ricevuto e si dichiarano pronti ad iniziare il presente processo. Dopodiché il cardinale vicario, il delegato episcopale, il promotore di giustizia e i notai, uno dopo l'altro, pronunciano il giuramento e si sottoscrivono. Del Signore, io Angelo De Donatis giuro di adempiere fedelmente e diligentemente il carico a me affidato nell'inchiesta diocesana sulla vita, virtù eroiche e fama di santità e di segni del servo di Dio Pedro Arrupe, Gondra, superiore generale della Compagnia di Gesù. Giuro altresì di mantenere il segreto circa le disposizioni dei testimoni e di non parlarne se non con gli ufficiali del Tribunale nominati per questo processo. Giuro, infine, di non accettare alcun tipo di dono che mi sia offerto in ragione del presente processo. Così Dio mi aiuti. Io, Slavomir Roder, prometto e giuro di adempiere fedelmente all'incarico a me affidato e che Dio mi assista. Io, Giuseppe D'Alonso, prometto e giuro di adempiere fedelmente all'incarico a me affidato e che Dio mi assista. Io, Francesco Allegrini, prometto e giuro di adempiere fedelmente all'incarico a me affidato e che Dio mi assista. Io, Marcello Terramani, prometto e giuro di adempiere fedelmente all'incarico a me affidato e che Dio mi assista. Apposte da tutti le firme, il promotore di giustizia esibisce i capitoli di interrogatorio, mentre il postulatore della causa
produce l'elenco dei testimoni da interrogare, riservandosi l'opportunità di presentarne altri, oltre a quelli già indicati, e quindi presta giuramento come segue. Nel nome del Signore, io, Padre Pasquale Cebollada, postulatore nella causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Pedro Arrupe Gondra, giuro di adempiere fedelmente l'incarico a me affidato. Giuro altresì di non dire o fare nulla che in maniera diretta o indiretta possa offendere la giustizia o limitare la libertà dei testimoni. Giuro infine di mantenere il segreto al quale sono tenuti tutti coloro che hanno parte in questo processo. Così Dio mi aiuti. Prestato il giuramento, l'Eminentissimo Cardinale Vicario e il Delegato Episcopale ammettono i capitoli di interrogatorio e l'elenco dei testimoni, ed inoltre dispongono che le udienze si tengano presso l'Aula del Tribunale del Vicariato di Roma o in altro luogo secondo l'opportunità. Per quanto riguarda i giorni e gli orari delle udienze, sono stabiliti tutti i giorni feriali che, tuttavia, possono subire variazioni con il verificarsi di situazioni contingenti. Inoltre, sono stabiliti il giorno e l'ora per la prossima sessione ed io, notaio, sono incaricato di avvertire il primo testimone affinché si presenti per rendere la propria deposizione. Infine, mi viene ordinato di redigere il pubblico verbale di quanto avvenuto nel corso della presente sessione, al termine della quale l'Eminentissimo Cardinale Vicario, il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia ed i notai si sottoscrivono come segue. Io, notaio, che ho redatto questo pubblico verbale sulla celebrazione della presente sessione, lo sottoscrivo ed appongo il sigillo del Tribunale del Vicariato di Roma, dato in Roma il 5 febbraio 2019. Così sia.
Carissimi fratelli e sorelle, ci troviamo qui riuniti per un'occasione veramente bella, creata dal Signore e offerta a ciascuno di noi affinché ne siamo beneficati e gli rendiamo gloria. Con l'atto che stiamo celebrando si apre ufficialmente la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, padre Pedro Arrupe. È stata la Compagnia di Gesù quale parte attrice a rivolgersi al Vicariato di Roma con la richiesta di introdurre la causa sulla vita, le virtù e la fama di santità del sacerdote gesuita. Ricordiamo qualche passaggio della sua vita. Pedro Arrupe nasce a Bilbao il 14 novembre 1907 in una famiglia di tradizione e di pratica religiosa. Per gli studi secondari alunno del Collegio delle Scuole Pie e durante la sua adolescenza fa parte della Congregazione Mariana di Santo Stanislao Kostka diretta dai Gesuiti. A partire dal 1923 a Madrid, mentre fino al 1927 studia medicina, egli visita poveri e ammalati come membro della Conferenza di San Vincenzo de Paoli. Questa esperienza, come pure un pellegrinaggio a Lourdes nel 1926, dove assiste a diverse guarigioni miracolose, contribuisce a far nascere intensamente in lui il desiderio di entrare nella Compagnia di Gesù. Farà questo passo il 25 gennaio 1927 a Loyola. Espulsi i gesuiti dalla Spagna nel 1932, Pedro Arrupe va a studiare filosofia a Marneffe e tra il 1933 e il 1936 teologia a Valkenburg. Il 30 luglio 1936 riceve l'ordinazione sacerdotale a Marneffe. Dopo un altro periodo di studi teologici negli Stati Uniti e la preparazione spirituale, la cosiddetta terza probazione, agli ultimi voti, 1943, viene inviato in Giappone, dove arriva il 15 ottobre 1938. Nel 1942 è nominato maestro dei novizi. Il 6 agosto 1945, testimone diretto dell'esplosione della bomba atomica a Hiroshima, crea un ospedale nel noviziato, dove presta soccorso a circa 200 persone. L'esperienza di questo terribile avvenimento lascerà per sempre in lui un segno profondo. Nel 1954 viene nominato vice provinciale del Giappone e nel 1958 provinciale della nuova provincia del Giappone. Nel 1965 partecipa alla 31ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, dalla quale viene eletto 28esimo Preposito Generale, il 22 maggio dello stesso anno. Prende parte all'ultima sessione del Concilio Vaticano II. Il 27 giugno 1967 è eletto presidente dell'Unione Superiori Generali e confermato in questo incarico fino al 1982. È membro dei sinodi dei vescovi negli anni 1969, 1971, 1974, 1977 e 1980. Nel 1968 viene nominato dal Papa Paolo VI membro della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari
e nel 1975 anche membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Nel 1980 decide di presentare alla Congregazione Generale della Compagnia di Gesù la propria rinuncia come superiore generale a motivo dell'età avanzata, ma il Papa Giovanni Paolo II gli chiede di continuare nel suo incarico. Il 7 agosto 1981, all'arrivo a Roma da un viaggio in Asia, è colpito da una grave trombosi cerebrale, malattia che gli impedirà di comunicare e di muoversi. A partire dal 5 settembre di quest'anno viene trasferito nell'infermeria della Curia Generalizia in Roma, dove, sapendosi totalmente nelle mani di Dio, resterà fino alla morte avvenuta il 5 febbraio 1991. Dall'ottobre 1981 la compagnia è governata dal padre Paolo Dezza, come delegato pontificio nominato dal Papa Giovanni Paolo II. E nel settembre 1983 la Congregazione Generale 33esima accetta la rinuncia del padre Arrupe a preposito generale e sceglie come suo successore il padre Peter Hans Holvenbach. Il 14 novembre 1997 i resti mortali del servo di Dio vengono traslati nella chiesa del Gesù a Roma, dove riposano attualmente. I luoghi della sua santità. Nella vita del padre Arrupe si scorge una grande coerenza tra i suoi numerosi scritti, sia personali che pubblicati, nei quali si manifestano eloquentemente la sua spiritualità e il suo atteggiamento verso le persone. Innanzitutto constatiamo la profondità e la grandezza spirituale della sua preghiera e della sua familiarità con Dio uno e trino. È stato aperto alla volontà del Padre, volontà che ha voluto adempiere in tutto grazie al suo voto di perfezione. È rimasto radicato in Cristo, che ha amato appassionatamente e con coraggiosa fiducia. Si è lasciato guidare nel suo percorso dalla saggezza e dalla libertà che vengono dallo Spirito Santo. A partire da questa spiritualità cristiana, comune ai battezzati, il padre Arrupe negli anni 1960 e 1970, già come superiore generale, ha voluto dare un forte impulso alla riscoperta della spiritualità ignaziana, promuovendola e diffondendola in tutto il mondo. All'interno di questa, e a partire dai testi fondamentali di Sant'Ignazio, come gli esercizi spirituali e di altri gesuiti, ha vissuto il discernimento personale e in comune e lo ha trasmesso e applicato al suo modo di governare la Compagnia di Gesù con fedeltà al modo di procedere dell'ordine. È stato un vero uomo di Dio e ha avuto anche una personalità ricca di qualità umane nel conoscere, trattare, ascoltare, rispettare, curare e aiutare gli altri, dando grande fiducia a ciascuno. Quello che lui per prima ha vissuto e che ha inculcato particolarmente ai suoi studenti vale per tutti: diventare uomini e donne per gli altri. Semplice e povero di spirito nella sua vita quotidiana e insieme partecipe della ricchezza di Dio, ha voluto andare incontro agli affamati di pane e di Vangelo. Per questo ha promosso un servizio della fede per tutti i bisognosi di Dio, grazie alla sua particolare sensibilità per le situazioni sociali drammatiche e per i poveri, ha sempre incoraggiato tutti a stabilire un contatto personale e continuo con loro,
e ha favorito la consapevolezza di dover promuovere tutte le attività pastorali educative che vanno al loro beneficio. Terzo passaggio, valori ecclesiali e fama di santità. Il padre Arrupe è stato anche un vero uomo di chiesa, una chiesa che nel 1965 concludeva il Concilio Ecumenico Vaticano II e cercava di metterlo in pratica. In questo periodo, spesso agitato, ha dimostrato in ogni momento la sua profonda appartenenza alla Chiesa e il suo fervido, umile e fermo desiderio di obbedire alla Santa Sede e al Santo Padre, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. Ha cercato di integrare i migliori valori della tradizione con quelli necessari ad adattare la cristianità ai nuovi tempi e ha sempre voluto guidare con entusiasmo la Compagnia di Gesù secondo gli orientamenti del Vaticano II. Per questo il padre Convelbach ha parlato di lui come di un profeta del rinnovamento conciliare. Questo rinnovamento ha toccato profondamente la vita dei gesuiti e ha avuto delle conseguenze negli istituti di vita religiosa e consacrata, specie nella giornata comprensione della consacrazione e dei voti, della vita comunitaria, della missione e della vita spirituale. Quanto ai sacerdoti, soprattutto in Italia, il padre Arrupe ha accompagnato molti di loro nel loro ministero e ha proposto corsi di esercizi e conferenze sulla vocazione sacerdotale. Ha incoraggiato i laici a prendere le loro responsabilità sia nelle scuole della Compagnia, sia in associazioni internazionali come le Comunità di Vita Cristiana o l'Apostolato della Preghiera. Fedele alla missione di cui la Santa Sede ha incaricato la Compagnia, come superiore generale ha guidato i gesuiti e i loro collaboratori nella difesa della fede contro l'ateismo e la miscredenza, studiando seriamente la secolarizzazione e creando spazi per il rapporto con i non credenti. Analogamente ha favorito il dialogo ecumenico interreligioso e ha promosso ciò che viene tentato per la riconciliazione fra i popoli. La mutua conoscenza e la stima tra istituzioni come la comunità di Tezé in Francia o quella di Sant'Egidio in Italia e il padre Arrupe stesso hanno contribuito a una migliore reciproca collaborazione. Un'altra sfida e un altro segno dei tempi da discernere nella società e nella Chiesa postconciliare è stata la tensione tra le realtà locali con le loro particolarità e la visione universale delle situazioni e dei relativi problemi. Con il suo cuore missionario, il padre Arrupe ha avuto una mentalità globale e al tempo stesso ha promosso l'inserimento concreto delle comunità e opere della Compagnia. Nel suo zelo per l'evangelizzazione e convinto della ricchezza delle diversità culturali, egli ha, da un lato, ha fomentato l'inculturazione della fede e dall'altro è stato all'origine, nel 1980, del servizio dei gesuiti per i rifugiati. Un'iniziativa che nei decenni successivi e fino ad oggi si è rivelata l'opera a favore della giustizia personale e strutturale con maggiori conseguenze a carattere universale. La fama di santità di cui il servo di Dio già godeva in vita si è diffusa e continua a diffondersi ogni giorno più dopo la sua morte. Il padre Arrupe ha una moltitudine di devoti non solo a Roma, dove è mancato, ma anche in altri paesi, in cui il suo esempio è rimasto presente ed è diffusa la Compagnia di Gesù. Molti gesuiti, fin dal noviziato e non gesuiti, si alimentano spiritualmente dei suoi scritti. Una ventina di lettere postulatorie, chieste e ricevute da tutto il mondo, testificano questa reputazione. La sua figura
continua ad essere ammirata e venerata, e molti si affidano alla sua intercessione. Un esempio della sua memoria, eredità e continuazione della sua fama di santità è il numero, diverse centinaia, di comunità, case, opere apostoliche e programmi in tutto il mondo che portano il suo nome. Esse testimoniano il riconoscimento delle notevoli virtù di questo cristiano straordinario. Aprendo oggi la fase diocesana del suo processo di beatificazione e canonizzazione, ci auspichiamo che al termine dell'iter canonico possa divenire un modello di santità approvato dalla Chiesa per tutti i fedeli cristiani. Grazie. Grazie Eminenza per questa presentazione della figura di Padre Arupe. Grazie a tutti per la partecipazione. Siamo giunti alla fine di questa sessio prima, che ecco, significa avviamento dell'iter del procedimento diocesano. Speriamo di poter trovarci al più presto per un secondo momento solenne, che significherà la chiusura della fase diocesana. E come ha auspicato Sua Eminenza, speriamo che al più presto questa liturgia canonica possa diventare una liturgia di lode al Signore per averci dato la splendida figura di Padre Arupe come modello di vita cristiana piena. Possiamo concludere con la preghiera alla Madonna e poi un canto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e rimanga sempre. Amen. Ad maiorem Dei gloria, ad maiorem Dei, ad maiorem Dei gloria, ad maiorem Dei, ad maiorem Dei gloria. Ad maiorem Dei gloria, ad maiorem Dei gloria, ad maiorem Dei, ad maiorem Dei gloria, ad maiorem Dei, ad maiorem Dei. Ad maiorem Dei gloria. Siamo adesso quindi alla conclusione di questo momento solenne e sono con il generale dei Gesuiti, il padre Arturo Sosa. Padre,
una reazione a questo bellissimo momento e nello stesso tempo molto solenne? Beh, una grande felicità per tutta la compagnia di Gesù. Per noi veramente la figura di Arrupe è così ispiratrice. E questo giorno è stato lungamente aspettato da tanti gesuiti, amici, persone che hanno conosciuto padre Arrupe. E fare questo è per noi un impegno di continuare questa tradizione. Cioè, questa tradizione, come è stata rilevata dal cardinale, è molto chiara, di una persona impegnata con la Chiesa per fare questo ideale, questo sonno di Chiesa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato come eredità, che anche Papa Francesco è molto indietro a fare questa riforma, e noi come gesuiti al servizio della Chiesa, al servizio dei più poveri, al servizio dei rifugiati, migranti, nell'educazione, nelle parrocchie, nei centri sociali, vogliamo veramente approfondire questa eredità e farla più viva in questo momento, quando i segni di tempi ci dicono che dobbiamo veramente creare nuovi modi di avvicinarti a Dio e alla gente. Grazie padre. Ecco, lascio quindi adesso ai nostri telespettatori a continuare di vedere le nostre trasmissioni. Qui si conclude questo momento solenne dell'apertura del processo in beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Pedro Arrupe. Grazie.